Benvenuti a Blow Up. In questa puntata, l'intelligenza dello sguardo di Gianni Berengo Gardin e di Henri Cartier-Bresson. Gianni Berengo Gardin nasce a Santa Margherita Ligure nel 1930 in una camera di un grand hotel. Ha pubblicato più di 200 libri fotografici, è stato premiato con i più prestigiosi premi fotografici, ha esposto in ogni parte del mondo. L'abbiamo incontrato nel suo studio milanese. Sofisticato intellettuale, prima ancora di essere uno dei più importanti fotografi italiani, ha definito Henri Cartier-Bresson un dio della fotografia. Questa che vi voglio presentare è Nina. Nina, la mia prediletta, il mio grande amore, che mi fa molta compagnia. È il secondo amore dopo la fotografia? Sì, ce n'è un terzo? I gelati. Ah, no. Le donne? No, no. Le donne ormai. Erano le donne. No, è molto, molto simpatica. Perché è come un gatto, non è un cane, sì, è un cane gatto, perché si fa coccolare, alla sera guardiamo la televisione assieme, perché è sempre in braccio, non è vero? E gli piacciono tanto i cartoni animati. La televisione che a cosa me non guarda? Piacciono i cartoni animati, ma lei gli piacciono. Che cosa guarda lei? Ma cosa le televisioni sono italiana? Molto critico. Ah, mi dica cosa pensa. Anche della forse troppo critico. Io in televisione vedo esclusivamente i documentari, i telegiornali, non quello di TG1 di Minzolini, e vedo i documentari e molto cinema. Sveglia! Ringraziate Dio che lavorate con me. Blow Up è stato uno dei film della mia gioventù molto importante, ma molto più importante è stato Fellini per me, perché vedendo i film di Fellini ho deciso che sarei diventato fotografo professionista. Ero già fotografo dilettante e i film di Fellini mi hanno convinto che la mia vita sarebbe stata dedicata alla fotografia. Ah, addirittura, quindi è stato... Sì, è stato un Fellini. Fellini, un colpo di fulmine. Però soprattutto Eugene Smith, che è stato il mio idolo allora e lo è tuttora, e io ho capito che con la fotografia poteva essere un modo di comunicare con gli altri importantissimo e non solo un mezzo per trastullarsi alla domenica. Qual è lo scatto che le piace di più? Di Smith? Sì. Ma non certo quello dei due bambini. Che è quello più famoso. Famoso, lo trovo orribile. Perché da dilettante, ma perché è una foto inutile, che non ha senso. Lui l'ha fatta perché, non lo so, in un momento di debolezza. Gene Smith è quello del medico di campagna, del villaggio spagnolo, dell'assistente sociale. E il suo rapporto con Bresson, con questo... Bresson l'ho conosciuto, non dico che siamo diventati amici, perché il vero amico di Cartier-Bresson è Ferdinando Scianna. Io, diciamo, lo conoscevo molto bene, infatti lì ho una sua dedica, un suo libro, che per me è stato un riconoscimento importante, che c'è scritto a Gianni Berengo Gardin, con simpatia ed ammirazione. Avere l'ammirazione di Cartier-Bresson è il massimo. Meglio di Dio, anche se Dio mi riconosce delle qualità, non me ne frega niente, ma di Cartier-Bresson è
uno dei miei idoli, dei nostri idoli, perché ci ha insegnato a tutti quanti a un certo tipo di fotografia. Dice bene Gianni Berengo Gardin quando definisce Henri Cartier-Bresson un dio della storia della fotografia. Recentemente Roma lo ha celebrato con la mostra Immagine e Parole a Palazzo Incontro, dove alle foto di Bresson sono accostati i commenti di grandi intellettuali suoi amici. Dalle Teche Rai un documento straordinario, un'intervista a Bresson dove il maestro si rifiuta di mostrare il suo sguardo alla macchina da presa. Il pubblico mi vorrà scusare se non lo guardo in faccia, ma il lavoro di cui mi occupo mi costringe a conservare l'anonimato. È un mestiere che si esercita, diciamo, a bruciapelo, prendendo la gente alla sprovvista e dove non è consentito mettersi in mostra. Quando lei si serve di questa scatoletta, lei me la strappa sempre dalle mani. Me la strappa dalle mani come se fosse quasi una parte della sua persona che non è permesso toccare, perché mi permetterebbe invece di toccarle il braccio. Ma l'occhio no? Ah, io non voglio toccarle l'occhio. L'occhio no, l'occhio macchina, no, l'occhio non si tocca. L'occhio non si tocca? No, questo non è neppure un occhio. Io direi piuttosto un'elettrocalamita. Cerchiamo con essa di afferrare il mondo intero. C'è in noi una specie di voracità. Vorremmo divorare il mondo e trattenerlo tutto lì dentro. Così c'è in noi una specie d'angoscia che non ci abbandona mai. Non posso dire altro se non che mi sento solidale con tutti i paparazzi del mondo. Un po' perché mi servo della mia macchina come loro. Sono insolente, può darsi, senza voler essere indiscreto. Cartier-Bresson riconosce a Fellini il merito di avere per primo clamorosamente denunciato il fenomeno dei fotoreporter, dei paparazzi, nelle famose sequenze della Dolce Vita. La grande attrice, la Ekberg, che scende fra i loro flash, e la crudele danza attorno alla donna che non sa del suicidio del marito e della morte dei figli. I paparazzi come intermediari, come strumenti inconsci dello spettatore, dell'uomo qualunque, che si vendica dei divi facendogli pagare amaramente notorietà e ricchezza. Mi ha colpito molto questa cosa che ha detto prima sull'importanza del cinema, addirittura Fellini che l'ha ispirato. Qual è il film di Fellini che lei ha un po' nel cuore? Un po' tutti, perché è dallo Sceicco Bianco. Sì, sì, lo Sceicco Bianco. Lo Sceicco Bianco. Lo Sceicco Bianco. Vai, mia piccola. La Dolce Vita, la Dolce Vita soprattutto. Che cos'è eccezionale, che le piace della Dolce Vita? Ma tutto. C'è una scena che ci regala, ma così noi la facciamo il vedere. Il suicidio del dottor Steiner, si chiama. Sì, sì. Sì. Ma è quella che mi ha colpito più di tutto, ma tutto il film è fantastico. Dovremmo riuscire ad amarci tanto, da vivere fuori del tempo, distaccati. Distaccati. Il primo Fellini era più vicino a quello che io avrei voluto fare in fotografia. Qual è stato lo scatto più bello che ha realizzato? Ne ha fatti talmente tanti che sarà anche difficile farli vedere in tutti. In archivio ho 1.500.000 scatti. Ce ne sono di buoni, di cattivi, di pessimi, di orribili, ma ce n'è qualcuno non male. E quindi dire lo scatto che preferisco è come chiedere a un padre che ha 10 figli quali preferisci, li preferisci tutti. Ma in linea di massima quella del vaporetto di Venezia, quella dell'automobile inglese, ce ne sono tanti, il lavoro che ho fatto sui manicomi con Franco Basaglia. Ecco, il lavoro, quello... volevo appunto chiederle di questo, sì. Lavoro sui manicomi di Basaglia, che sono delle foto storiche, lei sì, ha documentato sì, questo aspetto. Sono diventate abbastanza storiche. Sì.
perché è un lavoro che ho fatto con Carla Cerati sulla situazione dei manicomi italiani. Noi abbiamo fotografato, prima di tutto facevamo l'assemblea in manicomio con i malati e chiedevamo loro il permesso di fotografarli e spiegavamo perché volevamo fotografarli, quindi per aiutarli in qualche modo. E poi non abbiamo mai, almeno io, non ho mai fotografato la malattia, ma per la malattia, ma le condizioni nelle quali erano tenute i malati di mente. E quindi è stata una documentazione con un libro dell'Einaudi importante per Basaglia e è stata una goccia che l'ha aiutato nell'approvazione della legge 180. Sì, furono fondamentali quelle fotografie. La legge 180 forse non è perfetta, ma era già un passo in avanti ed era per Basaglia un inizio, poi sarebbe stata modificata applicandola. Basaglia è mancato subito dopo e quindi non è stata modificata. La legge non è perfetta, ma è ottima e quindi va solamente leggermente modificata. È stato difficile per lei documentare questa realtà? Ma è stato difficile inizialmente perché adattarsi a quello che era l'ambiente dei manicomi allora erano dei lager ed era terribile. Zavattini, dovendo parlare di te, da dove cominceresti? Io comincerei dalle mie contraddizioni, che sono tante, è un tema ampio, perché io sono sempre stato diviso tra il desiderio di scrivere e il desiderio di vivere, direi. Non so se si potesse riassumere, dire che la vita è una magnifica torta, è vero? Se 5 minuti di tempo hai per scriverla, per descriverla, 5 minuti di tempo li hai, è vero, per mangiarla, che cosa fai? È un po' come l'asino di Buridano, delle volte sto fermo e non so decidermi fra le due cose. Il rapporto con Cesare Zavattini è stato, sì, un rapporto di collaborazione importante, sono usciti fuori degli scatti dedicati all'Italia, che sono anche quelli storici. Ma con Cesare Zavattini eravamo già amici prima di questo volume, perché aveva fatto altri testi per miei libri di fotografia. Lui aveva fatto questo libro, Un paese, sullo Zara, che era il suo paese di nascita, e io l'ho criticato una sera a casa sua, l'ho criticato abbastanza perché ho detto che Paul Strand per me era un grandissimo fotografo, un fotografo importantissimo per la storia della fotografia, però quel libro non rappresentava l'Italia, non rappresentava lo Zara. E allora Zavattini mi ha detto, va bene, domani vai allo Zara e fai la tua lo Zara. Io naturalmente ho risposto di no, perché avevo paura di questo confronto con questo grandissimo Paul Strand, che sarei stato schiacciato come da un elefante una pulce, il rapporto era questo. E poi dopo 2 o 3 mesi ci ho ripensato, ho detto ma tentiamolo. E poi è andato benissimo perché ha fatto un libro Einaudi, ha avuto un grande successo, ha fatto 6 edizioni, credo che sia uno dei libri di fotografia più pubblicato. Per allora forse regge ancora adesso, no, perché regge. Anche il libro invecchia, cioè sono come il buon vino, più beh, invecchiano più diventano meglio certi libri. Vuol dire qualche cosa proprio a riguardo, su in particolare sull'esperienza che lei ha fatto come fotoreporter al Mondo? Il Mondo di Pannunzio è stata un'esperienza eccezionale, perché Pannunzio era un uomo di grande cultura e attraverso il mondo è stato
È stato importante nel mondo da non confondersi col mondo di oggi, che il mondo di oggi è un giornale economico, e i giovani dicono: ma cos'è sto mondo? Era tutta un'altra cosa il mondo di allora. E è stata importantissima perché è stata una scuola di fotografia importante, ma soprattutto Pannunzio per me, allora io giovanissimo, i primi anni ero fotoamatore ancora, poi sono diventato professionista nel frattempo. È stato un maestro di cultura perché logicamente pubblicavo le foto, ma lo leggevo anche il mondo, e quindi è stato basilare per la mia cultura. Parla di quest'ultimo lavoro che lei ha dedicato agli zingari. Ma gli zingari, ho fatto due libri, uno sugli zingari di Firenze e uno su quelli di Palermo. Quello di Firenze c'è un testo bellissimo di Günter Grass, e quindi è importante anche per il suo testo. E ho lavorato un mese e mezzo a Firenze, 15 giorni a Palermo, poi ho girato un po' in tutti i campi, da Bolzano, Trento, Parma, Padova, e ho cercato di documentare questa realtà degli zingari. Anch'io, quando ho affrontato l'argomento, devo dire che ero pieno di pregiudizi e preconcetti contro gli zingari. Poi, lavorando con loro, mi sono reso conto che è della gente straordinaria. Certo, alcuni rubano, ma sono pochissimi in percentuale. Quindi quando io dico questa cosa di in difesa degli zingari, mi creo sempre migliaia di nemici, ma purtroppo è la verità, fortunatamente è la verità, che degli zingari si parla sempre quando c'è un ragazzo che è un ladoncolo e viene preso su. Ma è venuta a lei l'idea di andare? Sì, ha voluto proprio... l'idea è venuta da me perché... Perché proprio questa realtà? Com'è? Ma perché mi affascinano queste realtà che sono delle minoranze. Infatti il lavoro, quello di Firenze, è stato sponsorizzato dall'Unione Europea perché è considerata una minoranza che vive nel nostro paese. Negli zingari c'è un sacco di gente che ha fatto addirittura la resistenza con gli italiani, e non se ne parla mai. Gli zingari sono stati perseguitati da Hitler, e in proporzione agli ebrei, che era una popolazione minore, sono stati uccisi nei campi di concentramento 500.000, che in proporzione al totale degli zingari che c'erano è una cifra altissima. Un po' c'è sempre questa leggenda di malefici. Invece c'è una cultura straordinaria. Senta, tra tantissimi libri ha colpito il titolo L'occhio come mestiere. Questo... L'occhio che come mestiere è stato uno dei primi, va bene. Uno dei primi libri che ho fatto. Avevo già fatto il libro su Venezia, che è stato un po' un libro importantissimo. Venise de Saison, perché è stato un libro importantissimo, perché allora, come dicevo prima, si facevano pochi libri di fotografia. E poi è un libro per me importantissimo perché mi ha aperto un mondo di lavoro incredibile.
perché io avevo fatto queste fotografie di Venezia, l'avevo proposto a ben otto editori italiani che me l'hanno rifiutato, tutti quanti. Addirittura? Da editori grandi e piccoli. E poi con queste stesse foto ho fatto una mostra a Londra all'Istituto di Architettura. È passato di lì per caso un editore svizzero, ha visto le fotografie, mi ha mandato un telegramma: venga a Losanna con fotografie che facciamo subito il libro. In 22 giorni è uscito il libro, sì. Ha impaginato e costruito il libro. Senta, questo scatto famosissimo suo, sì, che io adoro, sì. Questo è a Venezia, sì, Venezia. Fa parte di questa serie, sì, fa sì, parte del di libro, fa di del questo libro, libro che è diventato famosissimo, sì, questo sì, scatto. È diventata famosissima per varie ragioni. Vai, prima di tutto è inverno e quindi non c'è gente. E poi questa copia era proprio in un mondo loro irreale, perché si baciavano, non è un bacio veloce e via, è proprio un bacio forte, sentito, e infatti si vede dai colombi, sono mossi perché ho fatto un tempo lungo, perché era buio, proprio un po' perché era buio, un po' per far vedere che questo bacio non era un bacio di corsa. Io in quegli anni ho fotografato molti baci, specialmente a Parigi, perché voi siete giovani, non vi ricorderete che in quegli anni era proibito baciarsi per strada, eh? Era oltraggio al pudore. Questa è una foto clamorosa, è di una bellezza. Io sono andato in Francia in quegli anni, e in Francia invece tutti si baciavano, ma io ero sterefatto e continuavo a fotografarmi perché mi sembrava una stranezza tale che la gente si baciasse per strada, e quindi... Ed è stata importantissima per me l'esperienza francese, perché sono stato 2 anni a Parigi facendo di giorno alla mattina il cameriere e poi lavorando in un albergo, però ho conosciuto i grandi fotografi francesi. Io considero la fotografia come un fatto culturale più che artistico. Cioè? Io non sono assolutamente un artista, non ci tengo a passare per un artista. Io sono un testimone della nostra epoca, io faccio una foto di documentazione più vicina alla realtà possibile, non gioco di fantasia. E quindi per me l'importanza è il documento che rimane. Infatti i miei libri sono alcuni importanti oggi, ma saranno importanti fra 200 anni, quando probabilmente più di nessuno di noi ci sarà, che saranno un documento importantissimo di come vivevamo nel 2000, il racconto della nostra vita di tutti i giorni. Sì, riuscire a raccontare in un'immagine, in uno scatto, è una cosa straordinaria che può fare solo la fotografia e l'occhio di un grande fotografo. Senta, a proposito di questo, l'occhio come mestiere, questo titolo mi piace moltissimo. È stata anche una trasmissione della TV. È stata una trasmissione che aveva fatto mio cugino Piero Berengo Gardin, che adesso non c'è più, che era lui il regista fisso della RAI in quegli anni, e mi ha chiesto di poter usare questo titolo, L'occhio come mestiere. Sì, che un titolo bellissimo. Il titolo bisogna che vada al merito, non l'ho inventato io, ma l'ha inventato Cesare Colombo, che è un fotografo, grafico, critico e molte cose nel mondo della fotografia. L'ha inventato lui. E questa trasmissione che ha fatto mio cugino è stata interessante perché allora non si conosceva niente dei fotografi americani. È stato il primo passo per far conoscere in Italia i fotografi americani, della Magnum soprattutto.
Com'è nata la Magnum? Essa è sostanzialmente il frutto del sodalizio di quattro uomini che si erano incontrati a Parigi a metà degli anni 30. Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Roger e David Seymour. A questi nomi, al momento della fondazione, si aggiunsero anche quelli dei coniugi americani William e Rita Vandevert. Parigi, febbraio 1971. Studenti medi in agitazione. Non è un fatto nuovo. È dal 68 che la rabbia studentesca è scesa nelle piazze, in tutto il mondo. Se si eccettua la televisione, nessun altro mezzo può documentare la realtà in cui viviamo più della fotografia. Nella puntata di questa sera parleremo della fotografia usata come arma per risvegliare la coscienza morale, sociale e civile degli uomini. Mi piaceva molto questo, qua è... questo scatto. Allora avevo 23 anni, 25, come dicevo prima ho vissuto due anni a Parigi. E avevo una ragazza, la mia ragazza, che era una torinese studentessa di università e che per pagarsi gli studi faceva lo spogliarello. Fantastica, allora, la ragazza ideale. L'andavo a pigliare quando finivano gli studi. Ah, ma era una delle sue ragazze? No, questa no, non c'è in fotografia. Ah, non c'è. Andavo a pigliarla all'uscita del coso e naturalmente sono diventato amico di tutte le altre ragazze. Beh, quindi se la passava bene a Parigi. Non male, diciamo. Ho dei bei ricordi, ma non solo di quello, perché è una città meravigliosa, culturalmente impegnatissima. E quello lì era un particolare, non era il Lido per turisti, lo spogliarello per turisti, era il Concert Mayol, che era un locale frequentato quasi esclusivamente dai francesi. E quindi in tono minore, ma più naive, più vero, e quindi mi piaceva moltissimo. E maestro, quali sono stati gli anni più belli della sua vita professionale? Ma direi tutti. Infatti io ho il terrore della morte, sono terrorizzato dal morire, perché insomma ho avuto una vita meravigliosa. E mi secca abbandonare questa vita. Sì, però lei lo sa che non morirà mai, no? Perché queste foto rimarranno. Sono cose che si dicono, sì, ma però è così. Rimarranno certe cose. Il privilegio cose, che avete voi grandi è questo. Ma io la mia fortuna della mia vita, che ho scelto un mestiere che mi interessa, mi appassiona, lo faccio con entusiasmo, e per fare queste tre cose mi pagano anche per farlo. E cosa voglio di più della vita? È la cosa più bella della vita. Senta, un augurio che fa ai giovani, ai ragazzi. Ai giovani l'augurio è diventare tutti dei grandi fotografi come Salgado, non come me, come Salgado, come Kudelka, come Erwitt, questi grandi fotografi che hanno fatto la storia della fotografia. Però la vedo molto dura, perché adesso col digitale sono diventati tutti fotografi, c'è una concorrenza disperata, chiunque fa fotografie banali, brutte, però le fa, e i giornali non fanno più nessuna differenza tra una foto interessante e una foto banale. Già il digitale cambia la mentalità del fotografo. Lei, se ci fa caso, ormai noi fotografavamo una sequenza. Adesso fanno una fotografia e poi hanno il tic nervoso, la guardano subito. È un tic nervoso ormai. Non guardano nemmeno la fotografia, fanno sto gesto per vedere se è venuta. La fotografia viene sempre. E quindi... E io sono contrario al Photoshop, infatti dietro le mie fotografie metto un timbro che c'è scritto vera fotografia, non inventata, modificata al computer. E poi il pericolo più grave è che non esisteranno più gli archivi.
perché col negativo avevamo gli archivi di centinaia, di decine di anni. Con il digitale non sappiamo cosa succederà, perché cambieranno i mezzi di lettura, certo. cambieranno tante cose e non esisteranno più gli archivi, la documentazione, che io lavoro per l'archivio, perché l'importanza dell'archivio è basilare. Va bene. Io siamo a posto. Siamo a posto. No, non siamo a posto, perché adesso ci farà vedere, ci dovrà far vedere un po' di cose. Questo scatto è suo, vero? Sì. E io lo trovo di una poesia meravigliosa. Vorrei una bambina di Parigi, fatta a Montmartre, che si chiamava Yvette. Vede, malgrado la mia arteriosclerosi galoppante, mi ricorda ancora come si chiamava. Arabique, j'ai un nain fouillé tous nos secrets. Je n'ai rien trouvé dans le peu qu'il restait, sous quelques brouilles au fond sans intérêt. Des boules de gomme et des matins parfaits. J'ai gardé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. Benvenuti a Blow Up. In questa puntata, l'intelligenza dello sguardo di Gianni Berengo Gardin e di Henri Cartier-Bresson. Gianni Berengo Gardin nasce a Santa Margherita Ligure nel 1930 in una camera di un grand hotel. Ha pubblicato più di 200 libri fotografici, è stato premiato con i più prestigiosi premi fotografici, ha esposto in ogni parte del mondo. L'abbiamo incontrato nel suo studio milanese. Sofisticato intellettuale, prima ancora di essere uno dei più importanti fotografi italiani, ha definito Henri Cartier-Bresson un dio della fotografia. Questa che vi voglio presentare è Nina. Nina, la mia prediletta, il mio grande amore, che mi fa molta compagnia. È il secondo amore dopo la fotografia? Sì, ce n'è un terzo? I gelati. Ah, no. Le donne? No, no. Le donne ormai. Erano le donne. No, è molto, molto simpatica. Perché è come un gatto, non è un cane, sì, è un cane gatto, perché si fa coccolare, alla sera guardiamo la televisione assieme, perché è sempre in braccio, non è vero? E gli piacciono tanto i cartoni animati. La televisione che a cosa me non guarda? Piacciono i cartoni animati, ma a lei gli piacciono. Che cosa guarda lei? Cosa ma pensa le televisioni della sono italiana? Molto critico. Ah, mi dica cosa pensa. Anche della forse troppo critico. Io in televisione vedo esclusivamente i documentari, i telegiornali, non quello di TG1 di Minzolini, e vedo i documentari e molto cinema. Sveglia! Ringraziate Dio che lavorate con me. Blow Up è stato uno dei film della mia gioventù molto importante, ma molto più importante è stato Fellini per me, perché vedendo i film di Fellini ho deciso che sarei diventato fotografo professionista. Ero già fotografo dilettante e i film di Fellini mi hanno convinto che la mia vita sarebbe stata dedicata alla fotografia. Ah, addirittura quindi è stato... Sì, è stato Fellini. Fellini, un colpo di fulmine.
però soprattutto Eugene Smith, che è stato il mio idolo allora e lo è tuttora, e io ho capito che con la fotografia poteva essere un modo di comunicare con gli altri importantissimo e non solo un mezzo per trastullarsi alla domenica. Qual è lo scatto che le piace di più? Di Smith? Sì. Ma non certo quello dei due bambini. Che è quello più famoso. Famoso, lo trovo orribile. Perché da dilettante, ma perché è una foto inutile, che non ha senso. Lui l'ha fatta perché, non lo so, in un momento di debolezza. Gene Smith è quello del medico di campagna, del villaggio spagnolo, dell'assistente sociale. E il suo rapporto con Bresson, con questo... Ma Bresson l'ho conosciuto, non dico che siamo diventati amici, perché il vero amico di Cartier-Bresson è Ferdinando Chan. Io, diciamo, lo conoscevo molto bene. Infatti lì ho una sua dedica, un suo libro, che per me è stato un riconoscimento importante, che c'è scritto a Gianni Berengo Gardina con simpatia ed ammirazione. Avere l'ammirazione di Cartier-Bresson è il massimo. Meglio di Dio, anche se Dio mi riconosce delle qualità, non me ne frega niente, ma di Cartier-Bresson è uno dei miei idoli, dei nostri idoli, perché ci ha insegnato a tutti quanti a un certo tipo di fotografia. Dice bene Gianni Berengo Gardin quando definisce Henri Cartier-Bresson un dio della storia della fotografia. Recentemente Roma lo ha celebrato con la mostra Immagine e Parole a Palazzo Incontro, dove alle foto di Bresson sono accostati i commenti di grandi intellettuali suoi amici. Dalle Teche Rai un documento straordinario, un'intervista a Bresson dove il maestro si rifiuta di mostrare il suo sguardo alla macchina da presa. Il pubblico mi vorrà scusare se non lo guardo in faccia, ma il lavoro di cui mi occupo mi costringe a conservare l'anonimato. È un mestiere che si esercita, diciamo, a bruciapelo, prendendo la gente alla sprovvista e dove non è consentito mettersi in mostra. Quando lei si serve di questa scatoletta, a lei me la strappa sempre dalle mani. Me la strappa dalle mani come se fosse quasi una parte della sua persona che non è permesso toccare, perché mi permetterebbe invece di toccarle il braccio. Ma l'occhio no? Ah, io non voglio toccarle l'occhio. L'occhio no, sua macchina, no, l'occhio non si tocca. L'occhio non si tocca? No, questo non è neppure un occhio. Io direi piuttosto un'elettrocalamita. Cerchiamo con essa di afferrare il mondo intero. C'è in noi una specie di voracità. Vorremmo divorare il mondo e trattenerlo tutto lì dentro. Così c'è in noi una specie d'angoscia che non ci abbandona mai. Non posso dire altro se non che mi sento solidale con tutti i paparazzi del mondo. Un po' perché mi servo della mia macchina come loro. Sono insolente, può darsi, senza voler essere indiscreto. Cartier-Bresson riconosce a Fellini il merito di avere per primo clamorosamente denunciato il fenomeno dei fotoreporter, dei paparazzi, delle famose sequenze della Dolce Vita. La grande attrice, la Ekberg, che scende fra i loro flash, e la crudele danza attorno alla donna che non sa del suicidio del marito e della morte dei figli. I paparazzi come intermediari, come strumenti inconsci dello spettatore, dell'uomo qualunque, che si vendica dei divi facendogli pagare amaramente notorietà e ricchezza. Mi ha colpito molto questa cosa che ha detto prima sull'importanza del cinema, addirittura Fellini che l'ha ispirato. Qual è il film di Fellini che lei ha un po' nel cuore? Un po' tutti, perché è dallo Sceicco Bianco. Sì, sì, lo Sceicco Bianco. Lo Sceicco Bianco. Tu vai, mia piccola. La Dolce Vita, soprattutto.
che cos'è eccezionale, che le piace della Pulcini? Ma tutto. C'è una scena che ci regala, ma così noi la facciamo il vedere. Il suicidio del dottor Steiner, si chiama. Sì. Ma è quella che mi ha colpito più di tutto. Ma tutto il film è fantastico. Dovremmo riuscire ad amarci tanto, da vivere fuori del tempo, distaccati. Distaccati. Il primo Fellini era più vicino a quello che io avrei voluto fare in fotografia. Qual è stato lo scatto più bello che ha realizzato? Ne ha fatti talmente tanti che sarà anche difficile farli vedere tutti. In archivio ho 1.500.000 scatti. Ce ne sono di buoni, di cattivi, di pessimi, di orribili, ma ce n'è qualcuno non male. E quindi dire lo scatto che preferisco è come chiedere a un padre che ha 10 figli quali preferisci, li preferisci tutti. Ma in linea di massima quella del vaporetto di Venezia, quella dell'automobile inglese, ce ne sono tanti, il lavoro che ho fatto sui manicomi con Franco Basaglia. Ecco, il lavoro, quello... volevo appunto chiederle di questo, sì. Lavoro sui manicomi di Basaglia, che sono delle foto storiche, lei ha documentato questo aspetto. Sono diventate abbastanza storiche. Sì. Perché è un lavoro che ho fatto con Carla Cerati sulla situazione dei manicomi italiani. Noi abbiamo fotografato, prima di tutto facevamo l'assemblea in manicomio con i malati e chiedevamo loro il permesso di fotografarli e spiegavamo perché volevamo fotografarli, quindi per aiutarli in qualche modo. E poi non abbiamo mai, almeno io, non ho mai fotografato la malattia, ma per la malattia, ma le condizioni nelle quali erano tenute i malati di mente. E quindi è stata una documentazione con un libro dell'Einaudi importante per Basaglia, e è stata una goccia che l'ha aiutato nell'approvazione della legge 180. Sì, furono fondamentali quelle fotografie. La legge 180 forse non è perfetta, ma era già un passo in avanti ed era per Basaglia un inizio, poi sarebbe stata modificata applicandola. Basaglia è mancato subito dopo e quindi non è stata modificata. La legge non è perfetta, ma è ottima e quindi va solamente leggermente modificata. È stato difficile per lei documentare questa realtà? Ma è stato difficile inizialmente, perché adattarsi a quello che era l'ambiente dei manicomi allora erano dei lager ed era terribile. Zavattini, dovendo parlare di te, da dove cominceresti? Io comincerei dalle mie contraddizioni, che sono tante, è un tema ampio, perché io sono sempre stato diviso tra il desiderio di scrivere e il desiderio di vivere, direi. Non so se si potesse riassumere e dire che la vita è una magnifica torta, è vero? Se 5 minuti di tempo hai per scriverla. Per descriverla, 5 minuti di tempo li hai, è vero, per mangiarla, che cosa fai? È un po' come l'asino di Buridano, delle volte sto fermo e non so decidermi fra le due cose. Il rapporto con Cesare Zavattini è stato un rapporto di collaborazione importante, sono usciti fuori degli scatti dedicati all'Italia, che sono anche quelli storici. Ma con Cesare Zavattini eravamo già amici prima di questo volume, perché aveva fatto altri testi per miei libri di fotografia. Lui aveva fatto questo libro, Un paese, sullo Zara, che era il suo paese di nascita, e io l'ho criticato una sera a casa sua, l'ho criticato abbastanza, perché ho detto che Paul Strand per me era un grandissimo fotografo, un fotografo importantissimo per la storia della fotografia,
però quel libro non rappresentava l'Italia, non rappresentava lo Zara. E allora Zavattini mi ha detto, va bene, domani vai allo Zara e fai la tua lo Zara. Io naturalmente ho risposto di no, perché avevo paura di questo confronto con questo grandissimo Paul Strand, che sarei stato schiacciato come da un elefante una pulce, il rapporto era questo. E poi dopo 2 o 3 mesi ci ho ripensato, ho detto ma tentiamolo. E poi è andato benissimo perché ha fatto un libro in Audi, ha avuto un grande successo, ha fatto 6 edizioni, credo che sia uno dei libri di fotografia più pubblicato. Per allora forse regge ancora adesso, no, perché regge. Anche i libri invecchiano, cioè sono come il buon vino, più invecchiano più diventano meglio certi libri. Vuol dire qualche cosa proprio a riguardo, su in particolare sull'esperienza che lei ha fatto come fotoreporter al Mondo? Il Mondo di Pannunzio è stata un'esperienza eccezionale, perché Pannunzio era un uomo di grande cultura e attraverso il Mondo, è stato importante, nel Mondo da non confondersi col Mondo di oggi, che il Mondo di oggi è un giornale economico, sì, e i giovani dicono ma cos'è sto mondo? Era tutta un'altra cosa il mondo di allora. E è stata importantissima perché è stata una scuola di fotografia importante, ma soprattutto Pannunzio per me, allora io giovanissimo, i primi anni ero fotoamatore ancora, poi sono diventato professionista nel frattempo, è stato un maestro di cultura, perché logicamente pubblicavo le foto ma lo leggevo anche il mondo, e quindi è stato basilare per la mia cultura. Parla di quest'ultimo lavoro che lei ha dedicato agli Zingari. Ma gli Zingari, ho fatto 2 libri, uno sugli Zingari di Firenze e uno su quelli di Palermo. Quello di Firenze c'è un testo bellissimo di Günter Grass, e quindi è importante anche per il suo testo. E ho lavorato 1 mese e mezzo a Firenze, 15 giorni a Palermo, poi ho girato un po' in tutti i campi, da Bolzano, Trento, Parma, Padova, e ho cercato di documentare questa realtà degli Zingari. Anch'io, quando ho affrontato l'argomento, devo dire che ero pieno di pregiudizi e preconcetti contro gli Zingari. Poi, lavorando con loro, mi sono reso conto che è della gente straordinaria. Certo, alcuni rubano, ma sono pochissimi in percentuale. Quindi quando io dico questa cosa di in difesa degli Zingari, mi creo sempre migliaia di nemici, ma purtroppo è la verità, fortunatamente è la verità, che degli Zingari si parla sempre quando c'è un ragazzo che è un ladoncolo e viene preso su. Ma è venuta a lei l'idea di andare? Sì, ha voluto proprio... l'idea è venuta da me, perché... Perché proprio questa realtà? Ma perché mi affascinano queste realtà, che sono delle minoranze. Infatti il lavoro, quello di Firenze, è stato sponsorizzato dall'Unione Europea, perché è considerata una minoranza che vive nel nostro paese. Negli Zingari c'è un sacco di gente che ha fatto addirittura la resistenza con gli italiani,
e non se ne parla mai. Gli zingari sono stati perseguitati da Hitler e in proporzione agli ebrei, che era una popolazione minore, sono stati uccisi nei campi di concentramento 500.000, che in proporzione al totale degli zingari che c'erano è una cifra altissima. Un po' c'è sempre questa leggenda di malefici. Invece c'è una cultura straordinaria. Senta, tra i tantissimi libri ha colpito il titolo L'occhio come mestiere. Questo... L'occhio che come mestiere è stato uno dei primi libri che ho fatto. Avevo già fatto il libro su Venezia, che è stato un po' un libro importantissimo. Venise de Saison, perché è stato un libro importantissimo, perché allora, come dicevo prima, si facevano pochi libri di fotografia. E poi è un libro per me importantissimo perché mi ha aperto un mondo di lavoro incredibile. Perché io avevo fatto queste fotografie di Venezia, l'avevo proposto a ben otto editori italiani che me l'hanno rifiutato, tutti quanti. Addirittura? Da editori grandi e piccoli. E poi con queste stesse foto ho fatto una mostra a Londra all'Istituto di Architettura. È passato di lì per caso un editore svizzero, ha visto le fotografie, mi ha mandato un telegramma: venga a Losanna con fotografie che facciamo subito il libro. In 22 giorni è uscito il libro. Sì. Ha impaginato e costruito il libro. Senta, questo scatto famosissimo suo, sì, che io adoro, sì. Questo è a Venezia. Sì, Venezia. Fa parte di questa serie? Sì, fa parte del libro. Che è diventato famosissimo, sì, questo, sì, scatto. Sì, è diventata famosissima per varie ragioni. Prima di tutto è inverno e quindi non c'è gente. E poi questa copia era proprio in un mondo loro irreale, perché si baciavano, non è un bacio veloce e via, è proprio un bacio forte, sentito, infatti si vede dai colombi sono mossi, appunto, i colombi sono mossi perché ho fatto un tempo lungo, perché era buio, proprio un po' perché era buio, un po' per far vedere che questo bacio non era un bacio di corsa. Io in quegli anni ho fotografato molti baci, specialmente a Parigi, perché voi siete giovani, non vi ricorderete che in quegli anni era proibito baciarsi per strada, eh? Era oltraggio al pudore. Questa è una foto clamorosa, è di una bellezza. Io sono andato in Francia in quegli anni, e in Francia invece tutti si baciavano, ma io ero esterrefatto e continuavo a fotografarmi perché mi sembrava una stranezza tale che la gente si baciasse per strada, e quindi... Ed è stata importantissima per me l'esperienza francese, perché sono stato 2 anni a Parigi facendo di giorno alla mattina il cameriere e poi lavorando in un albergo, però ho conosciuto i grandi fotografi francesi. Io considero la fotografia come un fatto culturale più che artistico. Cioè? Io non sono assolutamente un artista, non ci tengo a passare per un artista. Io sono un testimone della nostra epoca, io faccio una foto di documentazione più vicina alla realtà possibile, non gioco di fantasia. E quindi per me l'importanza è il documento che rimane. Infatti i miei libri sono alcuni importanti oggi, ma saranno importanti
fra 200 anni, quando probabilmente più di nessuno di noi ci sarà, che saranno un documento importantissimo di come vivevamo nel 2000, il racconto della nostra vita di tutti i giorni. Sì, riuscire a raccontare in un'immagine, in uno scatto, è una cosa straordinaria che può fare solo la fotografia e l'occhio di un grande fotografo. Senta, a proposito di questo, l'occhio come mestiere, questo titolo mi piace moltissimo. È stata anche una trasmissione della TV. È stata una trasmissione che aveva fatto mio cugino Piero Berengo Gardin, che adesso non c'è più, che era lui il regista fisso della RAI in quegli anni, e mi ha chiesto di poter usare questo titolo, L'occhio come mestiere. Sì, che un titolo bellissimo, il titolo bisogna che vada al merito, non l'ho inventato io, ma l'ha inventato Cesare Colombo, che è un fotografo, grafico, critico e molte cose nel mondo della fotografia. L'ha inventato lui. E questa trasmissione che ha fatto mio cugino è stata interessante perché allora non si conosceva niente dei fotografi americani. È stato il primo passo per far conoscere in Italia i fotografi americani, della Magnum soprattutto. Come è nata la Magnum? Essa è sostanzialmente il frutto del sodalizio di quattro uomini che si erano incontrati a Parigi a metà degli anni 30: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Roger e David Seymour. A questi nomi, al momento della fondazione, si aggiunsero anche quelli dei coniugi americani William e Rita Vandevert. Parigi, febbraio 1971. Studenti medi in agitazione. Non è un fatto nuovo. È dal 68 che la rabbia studentesca è scesa nelle piazze, in tutto il mondo. Se si eccettua la televisione, nessun altro mezzo può documentare la realtà in cui viviamo più della fotografia. Nella puntata di questa sera parleremo della fotografia usata come arma per risvegliare la coscienza morale, sociale e civile degli uomini. Mi piaceva molto questo scatto. Allora avevo 23 anni, 25, come dicevo prima ho vissuto 2 anni a Parigi. Avevo una ragazza, la mia ragazza, che era una torinese studentessa di università e che per pagarsi gli studi faceva lo spogliarello. Fantastica. E allora, la ragazza ideale. L'andavo a pigliare quando finivano gli spettacoli. Ma era una delle sue ragazze. Non c'è in fotografia. Andavo a pigliarla all'uscita del coso e naturalmente sono diventato amico di tutte le altre ragazze. Beh, quindi se la passava bene a Parigi. Non male, diciamo. Ho dei bei ricordi, ma non solo di quello, perché è una città meravigliosa, culturalmente impegnatissima. E quello lì era un particolare, non era il Lido per turisti, lo spogliarello per turisti, era il Concert Maiol, che era un locale frequentato quasi esclusivamente dai francesi. E quindi in tono minore, ma più naive, più vero. E quindi mi piaceva moltissimo. E maestro, quali sono stati gli anni più belli della sua vita professionale? Ma direi tutti. Infatti io ho il terrore della morte, sono terrorizzato dal morire, perché insomma ho avuto una vita meravigliosa. E mi secca abbandonare questa vita. Sì, però lei lo sa che non morirà mai, no? Perché queste foto rimarranno. Sono cose che si dicono, sì, ma però è così. Rimarranno certe cose. Il privilegio cose, che avete voi grandi è questo. Ma io la mia fortuna della mia vita, che ho scelto un mestiere che mi interessa, mi appassiona,
lo faccio con entusiasmo e per fare queste tre cose mi pagano anche per farlo. E cosa voglio di più della vita? È la cosa più bella della vita. Senta, un augurio che fa ai giovani, ai ragazzi. Ai giovani l'augurio è diventare tutti dei grandi fotografi come Salgado, non come me, come Salgado, come Kudelka, come Erwitt, questi grandi fotografi che hanno fatto la storia della fotografia. Però la vedo molto dura. Vero. Perché adesso col digitale sono diventati tutti fotografi, c'è una concorrenza disperata, chiunque fa fotografie banali, brutte, però le fa, e i giornali non fanno più nessuna differenza tra una foto interessante e una foto banale. Già il digitale cambia la mentalità del fotografo. Lei, se ci fa caso, ormai noi fotografavamo una sequenza. Adesso fanno una fotografia e poi hanno il tic nervoso, la guardano subito. È un tic nervoso ormai. Non guardano nemmeno la fotografia, fanno sto gesto per vedere se è venuta. La fotografia viene sempre. E quindi, e io sono contrario al Photoshop, infatti dietro le mie fotografie metto un timbro che c'è scritto vera fotografia, non inventata, modificata al computer. E poi il pericolo più grave è che non esisteranno più gli archivi, perché col negativo avevamo gli archivi di centinaia, di decine di anni. Con il digitale non sappiamo cosa succederà, perché cambieranno i mezzi di lettura, certo, cambieranno tante cose e non esisteranno più gli archivi, la documentazione, che io lavoro per l'archivio, perché l'importanza dell'archivio è basilare. Va bene. Siamo a posto. No, non siamo a posto, perché adesso ci dovrà far vedere un po' di cose. Questo scatto è suo, vero? Sì. Io lo trovo di una poesia meravigliosa. Vorrei una bambina di Parigi, fatta a Montmartre, che si chiamava Yvette. Vede, malgrado la mia arteriosclerosi galoppante, mi ricordo ancora come si chiamava. Arabique, j'ai un an fouillé tous nos secrets. Je n'ai rien trouvé dans le peu qu'il restait, sous quelques brouilles au fond sans intérêt. Des boules de gomme et des matins parfaits. Mais j'ai gardé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous décollage à la gomme arabique.